necessario qui. Poi ringrazio anche Cristina Cinti, per la presentazione che si è fatta ancora. Ringrazio i moderatori, Oziosi, il nostro direttore alla tecnologia USO, di Televiario Attuale, i moderatori del caso di Piccoli, che sono stati benedetti, e anche i ringraziamenti per voi. Ringrazio tutto il gruppo, perché questo, insomma, questa relazione con tante immagini un po' vecchie, anche fotografie che mi sono portate, che potessero ripercorrere un po', insomma, tutti i campi, dalle più recenti, con apparecchi, anche conversazioni inferiori, ma se fatte da operatori superiori, sicuramente un po' avanti. Le cause non si possono fermare, la guerra, abbiamo direttamente noi abbiamo fondamentalmente, ci muoviamo in queste quattro tecniche, la fotografia convenzionale, la digitale, la fotografia, l'attack, e comunque tutto parte anche da, vediamo cosa c'è, anche a livello di linee guida internazionali. È chiaro che quelle nordamericane trattano sempre un po' male l'ecografia. Piano piano negli anni si stanno, diciamo, la stanno introducendo, però insomma ancora non merita, non ha un po' che la verità. Ci sono vari settori, distinguono fondamentalmente due settori, la parte traumatica da quella atraumatica, e della traumatica ovviamente ancora la parte degli oltre parte della fotografia convenzionale, nella traumatica invece oltre alla fotografia convenzionale ovviamente ha un suo ruolo di fotografia, soprattutto se la patologia che si ricerca è quella relativa alla nuca del rotatore. Metodiche di secondo livello, ovviamente, anche questo perché dobbiamo anche considerare l'ecografia? Per questo motivo, perché vedete la spesa sanitaria, anche sono anche un po' trattate, però se fate caso, quello che è successo nel decennio scorso, questi aumenti di consumo sanitario, di risonanza del 350%, è uno strumento sempre più diffuso, di cui non dobbiamo essere gelosi, ma secondo me è un bene che i reumatologi si interessano, che i fisiatri si interessano, che gli ortopedici si interessano, perché alla fine ci guadagniamo tutti, diciamo, la migliore soddisfazione del bisogno di salute, oltre che il tentativo, diciamo, anche di risparmio di risorse, come vedete in questo quaderno. Gli ortopedici però ci devono credere delle ecografie, già è guerra per la guerra del letto, insomma, in sostanza c'è sempre una certa, ci deve essere un rapporto personale spesso tra l'ortopedico e l'ecografista, che non è sì, se vediamo ecografie fatte, diciamo, magari in parti, o in parti degli ambulatori ortopedici, insomma, c'è il rischio di dover rifare le stesse prestazioni. Cos'è fondamentalmente che noi come rispondere al clinico, vedere se c'è una lesione, analizzare spazialmente un rapporto con le strutture vicinove, le definizioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e dimensionali, e dare dei caratteri orientativi sulla natura del processo. Partirei dai limiti più che dai vantaggi, perché dobbiamo conoscere anche i limiti dell'ecografia, quindi sappiamo che determinate condizioni non risolvono
elenco tutte, penso che le conosciate, noi abbiamo qualche difficoltà. Questo l'avete già vista, prevalenza delle forme periarticolari sulle articolari, anche se sono imbricate l'una all'altra, difficilmente dissociate. Andiamo in ordine. Il trauma, partiamo un po' la spalla dolorosa, se c'è un trauma è ovvio che possa far male. E partirei focalizzandomi sul trauma indiretto, che può essere la contrazione eccentrica oppure anche la compressione. Quindi possiamo avere le lesioni traumatiche, per esempio l'eccessivo allungamento del capolone bicipite, l'ossa, assorbizione di continuo di fibre muscolari. In alcuni casi però il dolore non è un elemento, soprattutto quando si parla di atleti di alto livello, proprio da prendere in considerazione, può essere preso al 100%, perché questo non è la foto, ma questo paziente di cui vedete l'immagine continuava a giocare nonostante avesse un trauma di questo tipo, cioè una soluzione di continuo completa con un grosso ematoma del grande ottobre. A seguito poi come immagine di secondo livello, dopo un'ecografia di questo tipo, si effettua una risonanza magnetica in lesioni muscolari di questa portata. La risonanza magnetica serve per un bilancio più globale di queste lesioni complesse e vedete appunto la soluzione di continuo di fibre muscolari, questo grosso ematoma che dal comparto posteriore giunge fino all'inserzione anteriore, una radica di grande ammontamento. Il monitoraggio lo facciamo con la senza ecografia, follow-up, e vedete che piano piano nei giorni successivi si riduce l'ematoma. Questo è un altro atleta, invece lo strappo, un pesista, lo strappo è a livello del grande pettorale. E qui il monitoraggio, vedete piano piano nel tempo, questo ci ha messo 3 mesi, vedete dal 23 settembre al 23 dicembre, a recuperare completamente. Quindi l'importanza anche del follow-up, delle lesioni di notevole trauma diretti, contusione, quindi chimosia a livello del deltoide. Dalla patologia muscolare, sotto cosa c'è? C'è l'osso. Con l'ecografia una volta si diceva non vede l'osso, invece vedremo quanto sia importante, e questo grazie anche agli insegnamenti soprattutto di Stefano, soluzione di continuo del profilo corticale a livello del trochite, assenza di riverbero, presenza di ematoma periostale. Questa è la triade che noi dobbiamo andare a ricercare per fare diagnosi di frattura. In sedi difficili sicuramente ha una sensibilità superiore rispetto alla patologia convenzionale, come vedete in questa frattura del processo palatino, che solo con la successiva attacca si riesce bene a valutare. E poi anche negli esiti, paziente che continua ad avere male, si possono vedere il netto scalino che ci fa dire appunto che c'è stata una frattura del torcente a livello. Lo fa anche la risonanza magnetica, sono tanti gli esami di risonanza magnetica in cui facciamo un quesito per lesioni di cuffie dei rotatori, prima alle spalle c'è un trauma e si presentano i pazienti con queste immagini, edema osseo e all'interno una rima di frattura, quindi ancora sempre il traumatismo ancora in essere. È chiaro che però la parte del leone fa ancora l'esame di primo livello la patologia convenzionale, non solo nelle sedi classiche, ma anche a volte per trauma, per esempio di spalla, soprattutto nell'età adolescenti, ma non dimenticarsi della clavicola che è spesso quella che viene a subire. Quindi la radiologia convenzionale ci serve per classificare le fratture, questo perché in maniera panoramica vede tutto, ma è importante fare anche le proiezioni corrette. Quindi, tanto
queste dove vera, la Y, quindi ancora altre più, proiezione ascellare e la transtoracica, oltre al principale, non vi sto a elencare ovviamente tutte le proiezioni, quelle più importanti. Però nonostante facciamo proiezioni, quella di Tanca, poi su alcune articolazioni come la coronamento claveare, il paziente ha male lì, noi ci mettiamo la sonda, è molto più semplice, in maniera diretta, si vede il profilo osseo, ovviamente le strutture capsule ligamentose e soprattutto possiamo comparare in maniera facile e agevole per i due arti. Quindi vedere una diastasi, una dissociazione di primo grado, dissociazione di primo grado, cioè oltre alla diastasi anche il disallineamento, siamo già nel secondo grado e qui è una chiara terzo grado, quindi una chiara pulsazione. Pulsazioni il principale sono le anteriori e le posteriori, l'anteriore è chiaro che la semplice radiografia di solito è più che sufficiente, anche se con la radiografia possiamo molto. Bisogna vedere sempre il profilo delle ottite, quindi valutare la presenza di lesioni da impatto di SACS. Tante ricordo delle notti al maggiore di guardia, quindi in un quadro degenerativo, diciamo, rottura vetrata di cuffia, una sovrapposizione di una lussazione in fase acuta. Più difficili invece le lussazioni posteriori. Allora in questa ecografia sicuramente ci può dare una mano perché vediamo appunto come anche qui dalla comparativa, quindi proprio la testa operale si dislochi più posteriormente rispetto alla glena in maniera diretta col paziente, non al di là del vetro, non in un'altra stanza, ma col paziente che possiamo interrogare, visitare e con la sonda a contatto del paziente. E questo è un grosso pregio, come è stato detto, dell'ecografia. Quando non basta però la semplice radiografia o anche ovviamente l'ecografia, quando le lesioni traumatiche sono complesse, quando bisogna valutare la diastasi dei monconi, l'angolazione degli angoli dei monconi, e quindi abbiamo bisogno di un secondo livello, quindi di una TAC fatta sempre sulla spalla con le costruzioni sia bidimensionali che tridimensionali, quando dobbiamo valutare i frammenti ossei, la loro dislocazione, dove vanno in sostanza a finire, quando dobbiamo avere un'idea globale, perché la spalla non è solo la glena umerale, ricordiamoci anche la sterna claveare, quindi a volte sono lesioni complesse che riguardano anche una diastasi della costruzione della sterna claveare. Questa è una lussazione di cuore posteriore che dà un effetto quella che, mentre anteriore, ha detto anche Guerra, danno le lesioni del SACS dirette, nella posteriore si ha reverse il SACS, quindi invece che essere sulla parte posteriore del trochite, abbiamo sul versante mediale anteriore la lesione dei impatto di SACS che a volte si va proprio a incastrare sul bordo del modello posteriore. E questi sono casi ovviamente limite di traumi complessi dove è andata a finire qui la testa, si vede la glena, la troviamo qui eventualmente, c'è un altro reperto, una frattura anche della prima apposta, vedete dove è migrata, addirittura la tempantare della fossa sovraclaveare, c'è associata una frattura della prima apposta, dobbiamo escludere le lesioni viscerali, vediamo il PNX. Fortunatamente c'è bisogno ovviamente del metodo di contrasto, ma fortunatamente non ci sono lesioni vascolari, quindi nonostante questa ristruzione massiva. Torniamo all'ecografia, che è l'argomento della... abbiamo visto, Mir ci ha insegnato quello che succede fisiologicamente, senza bisogno di eventi traumatici, della nostra cuffia del rotatore. Quindi, fino a che abbiamo circa 25 anni, le cose vanno abbastanza bene, poi a seconda dell'attività che facciamo iniziano a verificarsi alterazioni di questo tipo, viene una emorragia della borsa, soprattutto un'idea,
Successivamente queste sono vissute con incinta e allora sono dolori perché si crea anche per attrito ripetuto, continuo, anche una pressione sui peli della nuca, soprattutto sul sovraspinato, e si hanno delle alterazioni fino alla rottura, che è lo stato terzo, ultimo della classificazione di Hemingway. Non parlerò di tendinopatia calcifica, ma dobbiamo farvi vedere ovviamente cosa produce il conflitto prevalentemente subacromiale. È praticamente un circolo vizioso che provoca tendinopatia, coinvolge la polsa dal dolore e dall'alimentazione funzionale, quindi si autoalimenta se non curato bene. Questo nasce le alterazioni del profilo posteriore acromiale, da un'artrosi acromica laterale, come avete visto, da uno sperone esterno acromiale. La morfologia, sappiamo, la classificazione di Gigliani dell'acromia è ovviamente importante nella concausa e sono importanti anche delle alterazioni anatomiche, come quello che chiamo l'articolazione di spinato, perché lui viene a volte parecchie, in questi casi un'articolazione accessoria al corpo laterale. Abbiamo anche la facoltà di fare proiezioni che servono per valutare bene, ma sempre direttamente, quello che è lo spazio dove è contenuto la cuffia del vibratore, abbiamo ossa accessoria, abbiamo ossa acromiali che possono contribuire ad acuire il conflitto. E abbiamo anche queste forme in onore degli iconi, praticamente non c'è solo l'artrosi acromica reale, ma ci possono essere dei posti calcifici all'interno dell'acromion, dei posti microcristalli che anche questi alla lunga danno usura sulla cuffia fino a rompere. E ovviamente ci sono dei segni caratteristici come anche depositi calcifici a livello di una cartilagine articolare in maniera che si depositano in maniera lineare, questo distingue un po' queste forme, due sostanzialmente, quella di cristalli e l'artrite rottosa. Possiamo avere anche colomatosi come... e l'omatosi è stato detto che è rara. Però la biografia in questi casi è molto utile perché l'idea di questa osteofita posteriore, quantificarlo, correla molto anche con la clinica, ancora più la classificazione di Taylor Lawrence. La TAC però ci è utile soprattutto per finalità pre-protesiche, per distinguere forme filogistiche, artritiche da forme artrosiche. Perché le morfologie di questo tipo, quelle A, sono più tipiche dell'artrite infiammatoria, mentre quelle con riduzione simmetrica della rima sono più tipiche delle forme artrosiche. Ed è importante che qui sempre gli angoli, cioè la versione che noi dobbiamo vedere essere tra i 5 gradi per essere fisiologiche. È importante poi la valutazione degli effetti dei che si può fare non solo TAC, ma si potrebbe fare anche in risonanza, anche se meno utilizzato ancora. E poi come facciamo anche con i nostri tetascani, non solo valutare lo spessore dello stock, ma è utile vedere quanto c'è di tenuta sulla glena, prima ovviamente molto importante che il chirurgo lo sappia prima di andare ad intervenire. Quindi la correttezza degli studi preprotesici deve essere tutta la zona, quindi fino al margine inferiore della scapola deve essere compresa, quindi proprio io direi dalla superficie cutanea fino al margine inferiore della scapola, per poter fare uno studio che sia utile ai studi preprotesici. Qui vediamo purtroppo le conseguenze, questa non è una prova, ma un'osteosintesi. Qui non siamo stati precoci perché in 8 anni praticamente la testa è scomparsa. E questa è un'osteonesi che si è creata dopo i mezzi di sintesi. Veniamo all'outlet, a quello che propriamente è l'aspetto, quindi abbiamo visto tutto il contenente, vediamo il contenuto che l'ecografia direttamente può osservare.
abbiamo differenti tipi di borsite, borsite sudativa, borsite senza contenuto fluido, borsite ipertrofica, borsite calcifica per migrazione dalla cuffia, e questa è la borsite fibrillare adesiva, che ovviamente crea regolarità, quindi mancato scorrimento a livello della cuffia, e questa è quella che è suscettibile di trattamento. Vedrete dopo tanti anche filmati relativamente a queste cose. Quello che non dobbiamo mai avere, ma credo che le casistiche interne non ve ne sono, è questo, cioè di conseguenza una borsite settica e neanche possibilmente una borsite emorragica conseguente a tali procedure. Parlando di borsite di flocosi, ci sono ovviamente le forme reumatiche, quindi la borsite reumatoide, con la presenza ovviamente di lividi, di ipervascolarizzazione, questa è una fase attiva, borsite soprattutto di preghiera, di reumatoide, e questa è la stessa attività che dà anche erosioni a livello del tendine, quindi slaminamenti, e che alla fine rompe questa tenosinovite reumatica, reumatoide, che tende nel capo 1 del municipio brachiale. In questo caso invece il quadro radiografico è assolutamente normale, però vedete queste formazioni interne alla borsa, meglio che caratterizza la risonanza, perché rimangono tipo intense, sequenze più sensibili, anche dopo somministrazione in mezzo di contrasto. Questi sono vari polis che sono in varie forme, anche solo la reumatica, ma anche infettive, ma in questo caso che si trattava di una punta reumatoide. Ecco, vediamo quello che può essere più interessante, perché una volta si diceva che la capsulite adesiva è quella che ecograficamente è negativa, cioè quando il paziente ha una spalla congelata e non troviamo nessun segno, allora potrà parlare di capsulite adesiva. Invece grazie, direi, il grosso contributo l'ha dato dentro questo piano dei segni ecografici che servono per supportare la diagnosi di capsulite adesiva, mancato scorrimento dei piani e spessimento del cesso ascellare. In intra-extra-rotazione manca lo scorrimento posteriore, questo è un segno. Capsulite adesiva. L'altro segno che può essere fatto anche se il paziente non riesce ad addurre, a rotare, è fare una scansione ascellare che può visualizzare un spessimento a catena del recesso ascellare. E l'altro segno è il prolungamento a livello posteriore che si crea a livello muscolare dell'infraspinato. Questi sono tre segni che ci consentono di orientarci verso la capsulite adesiva. Spalle congelate non sono però solo capsulite adesive, in questo caso si era partita da una forma lieve di malattia calcifica, però la paziente non lo aveva, la tecnica di radiologia, quindi aveva tutte le attenzioni del caso, compreso infiltrazioni, talvolta forse non strettamente necessaria, una radiograficamente negativa, fa una risonanza magnetica e vedete c'è questa area, diciamo, di focale di iperintensità, con intensità 1, iperintensità 2, che aveva lasciato parecchi dubbi, tanto che stava rischiando anche di essere sottoposta a esami di ottico, positiva, anche una scintigrafia all'epoca, che oltre a cattare lì trattava anche a livello del ginocchio controlaterale, quindi ulteriormente ponendo vari tipi di sospetti. L'attacco non aggiungeva granché, in realtà fortunatamente a livello del ginocchio si trattava solo di un condroma, fortunatamente senza, prima che venisse sottoposta l'esame di ottico, si risolve il tutto, quindi ci sono anche forme, diciamo, agodistrofiche, queste cose transitrofiche, che hanno nell'ambito del sogno di fuori, quello che tra l'altro il trattamento che ha fatto un po' di inizia, ma non in lato. Le lesioni di cuffia, venendo come le classifichiamo, lesioni complete e lesioni complete. Tra le lesioni complete abbiamo quelle cosiddette basta.
abbastanza che si interessa al versante articolare del suolo spinato. Queste piccole lesioni a volte possono essere meglio interpretabili con l'esame di risonanza magnetica. Poi abbiamo quelle patelline che sono sicuramente un dominio della radiografia, che evidenzia bene la qualità del tessuto, e poi abbiamo forme invece cosiddette reverse pasta, cioè quelle che in quel luogo il versante bussale del tempo. Passiamo poi alle lesioni complete, secondo la classificazione di TAP, si distinguono in questi tre gradi, secondo il grado di retrazione, e questo è molto importante anche ai fini prognostici per valutare se inizialmente spesso viene non intervenire. Questa l'hanno già fatta vedere il dottor Roberto. Quali sono i segni ecografici? Inversione della linea sottoventriloidea, assottigliamento, diminuzione, assenza fino all'assenza di diminuzione, mancata visualizzazione di una parte del tempo. Si distingue il focale che è sotto di un centimetro e queste sono suscettibili di compressione, cioè sotto compressione vedete che il tempo scompare completamente. Queste sono soffici, alle di sotto una astrografia, quindi questa è una valutazione piuttosto importante. Però quando le lesioni sono molto avanzate, la valutazione globale del grado di retrazione, direi in maniera più panoramica, può essere svolta mediante l'esame di risonanza magnetica. Vedete, queste sono valutazioni di terzo grado molto avanzate. Dobbiamo anche dire, l'ecografia ce lo consente, quali sono infatti le rotture che possono essere riparabili e quelle invece irreparabili secondo appunto la qualità tendinea muscolare, quindi da qui l'importanza dello studio del trofismo muscolare. Anche questa classificazione si deve a Stefano, è molto semplice, si basa sulla valutazione dello spessore del suolo spinato rispetto al trapezio e della qualità del tessuto, perché quando prevale appunto il suolo spinato rispetto al trapezio siamo in condizioni normali, con la ipotrofia vedete ridursi lo spessore e anche avere un aspetto cosiddetto vetro svegliato, con il suolo spinato fino all'ipotrofia in cui si assomiglia completamente al suolo spinato, invece dal lato controlaterale vedete che le condizioni fisiologiche, ovviamente anche la risonanza magnetica o il TAP possono fare questo tipo di valutazioni in maniera panoramica con la classificazione che non sono esattamente a livello della valutazione appunto in tre gradi sostanzialmente. E questo è il caso, quello che avete visto prima scorrere, quando si ha una rottura completa, proprio c'è una comunicazione tra l'articolazione e tra le due articolazioni, la bilaterale e la contralateale, che causano questo effetto Kaiser, addirittura in questo caso vedete dove è migrato. Questo tra l'altro aveva la particolarità di essere stato operato per un sarcoma dal lato contralaterale, quindi la comparsa delle comunicazioni di questo tipo aveva indotto una forte apprensione. In realtà proprio si è fatto strada il geyser all'interno del trapezio, vedete l'aspetto ecografico di questa condizione. Ci sono anche fortunatamente cisti più piccole che però possono fare danni uguali perché vanno tutto in maniera insomma scattata. Questo lo vedete in ecografia, lo vedete veramente anche in risonanza. Nel quadro post-operatorio bisogna ovviamente vedere che l'ancoraggio tenga, abbiamo un corso di studio con il professor Marcheggiano proprio sulla testa in questo senso, ma anche l'ecografia è un po' molto. Di conseguenza, diciamo, la rottura di punto causa una compromissione a livello di intervallo dei rotatori, perché alcune fibre, sia il suolo spinato che il suolo scapolare, contribuiscono a coprire il tempo da cronico del bicipite, oltre al cambiamento corporale
parziali, complete, a fronte del principe, poi delle liste prima, delle sottostazioni, delle prestazioni e degli stati contenuti, quindi sempre ricordare. Però l'ecografia può anche vedere non solo il fatto extraventricolare, ma può vedere anche il fatto interventricolare. Non solo patologie degenerative, ma anche contestualmente, vedete questo addensamento, il paziente aveva questo dolore che la reabilitazione ha causato da metastasi, da sciamo strati, che tra l'altro sono anche riposto, tutta la scatola praticamente presa, in quadro, molto letterata di buffe e artrosi sono planeate. Formule plastiche più comuni a questo livello sono il condroma e il condrosarcoma, ma prima vi faccio scorrere velocemente due parole sulle lesioni, sul quadro della instabilità. Qui la prorrema gioca sicuramente un ruolo, perché è quella che meglio permette la valutazione delle strutture labrali, quindi cercano le idee e i legamenti ad essa associati. Bisogna stare attenti però alle varianti anatomiche. Vi faccio vedere due casi per concludere: questa è una lesione cilidante, di alto grado a livello del cercine. Invece, qua era stato un altro rene con iniezione intraventricolare di soluzione fisiologica in plastica d'alluminio, vedete anche dentro un altro demosso, qua scollato completamente il cercine di intero. Fortunatamente in questo caso una visione un po' più piccola, una visione di banca parziale, per ora, ecco, anche se se deve essere posto per dentisti, questo atleta, prima avevo visto questo calciatore, mentre il primo ha già subito parecchi interventi, questo invece ancora non è stato operato. Quindi, volendo concludere, un interdiagnostico proponibile potrebbe essere questo, quindi sicuramente il trauma, la biografia, ancora da padrone, il trauma come via comodi, secondo livello il fatto, ma anche risonanza magnetica, in termini casi, il dolore, dopo l'ecografia, risonanza magnetica e nelle instabilità, se non si basta la basale, bisogna ricorrere all'alto RF. Con questo vi do appuntamento all'argomento del prossimo 11 novembre, sul tema di sul vivo. Vi ringrazio, passo la parola a tutti.